Buongiorno, su AliExpress è possibile trovare questo prodotto che è un variatore di velocità adatto per motori alimentati a 12 volt. A suo tempo l'ho acquistato a 2,80 euro circa e me ne sono arrivati 5 pezzi. Questo è il pacchetto. Sono indicati anche i punti dove partire dall'alimentazione, dove arrivare al motore. Queste sono una serie di fotografie che mi sono fatto come promemoria perché avevo preso spunto da un altro video presente su YouTube in cui c'erano tutti questi passaggi assolutamente inutili. Non serve smontare nulla se non aprire solamente il vano, poiché noi interveniamo solamente su un cavo, ovvero su quello che parte dalla batteria e che arriva ai tastierini, interrompendolo e infilandolo negli opportuni fori. Il cavo che ci interessa è formato da un polo positivo rosso e un polo negativo nero. La sezione che parte dalla batteria deve essere infilata dove c'è la scritta power nella scheda elettronica, power più per il cavo rosso, power meno per il cavo nero, mentre l'altra sezione di filo che abbiamo interrotto e che arriva ai tastini del motore deve uscire dalla scheda elettronica, quindi deve essere infilata dove c'è la scritta motor, motor più cavo rosso, motor meno cavo nero. Si pratica poi con il trapanino un foro nella calandra per far passare il regolatore di velocità e si fissa la scheda con delle viti. Si collega la batteria e facciamo il test. Adesso è possibile dosare la velocità risparmiando batteria e andando alla velocità che ci interessa a noi esattamente.